ospite a Sky, Zvonboban ha svelato questo retroscena legato al calciomercato Milan. Il Milan ha venduto Tonali, il suo miglior giocatore italiano e legatissimo alla maglia. Vederlo lontano da Milano è un dispiacere, queste cose poi si pagano. Per venire al Milan ha rifiutato la Juventus che aveva offerto 42 milioni al Brescia. Sono quei valori che non si devono perdere mai. Problemi grandi per il Milan. Non c'è costruzione di gioco, i due centrali sono molto lenti e impacciati, non hanno coraggio e personalità per giocare la palla in avanti. In mezzo al campo non c'è nessuno che si prenda le responsabilità per fare delle cose più concrete, importanti, per fare arrivare la palla agli esterni o agli attaccanti. Poi per un'ora giocano sulla destra? Non ho capito. Mai vista una palla a sinistra per Tio o Leao. Non è logico giocare per un'ora soltanto sulla destra. Quindi probabilmente è stata una scelta. La cosa più preoccupante è stata certamente la mancanza di reazione sul 3-1. Solo Abraham un po' ha fatto qualcosa di buono, ma manca anche un leader evidentemente. E c'è tanto da costruire.